Un'altra bella serata qui a Palazzo. Ebbene, sì, è un bel concerto organizzato dai Cavalieri di Malta della Lombardia, della delegazione della Lombardia, e a favore sempre delle opere istituzionali dei Cavalieri che, come tutti dovrebbero sapere, si occupano di malati, si occupano delle varie malattie, lebbra, cose, in tutto il mondo, non solo in Italia. Allora, il concerto è organizzato più che altro dai bergamaschi, dai cavalieri bergamaschi che, appoggiati da Milano, dalla delegazione di Milano, organizzano questa bella serata. Chi sono i cavalieri di Malta? Mi chiede qualcheduno. Ecco, i cavalieri di Malta, per chi ancora non li conoscesse, è un ordine millenario. Il Papa Pasquale II nominò, dette la nomina a questo ospedale che si era creato a Gerusalemme per curare i pellegrini malati che andavano in pellegrinaggio al Santo Sepolcro. A un certo momento si vede che i pellegrini molto molto rapidamente dovevano essere non solo curati ma anche difesi, per cui l'ordine da ospedaliero che era diventò un ordine anche militare. La difesa dei pellegrini durò fino alla caduta di Gerusalemme e i cavalieri di Malta si trasferirono poi a Rodi, nell'isola di Rodi, ecco perché si chiamano di Rodi e di Malta, perché l'ordine si chiamerebbe Sovrano Militare Ordine di San Giovanni Battista, detto di Rodi, detto di Malta. Ecco, San Giovanni Battista, come tutti sanno, è il nostro santo protettore. I cavalieri vanno a Rodi e lì ci stanno diversi secoli, sempre tenendo come una barriera contro i musulmani che avanzavano. A un certo momento ci fu un assedio che durò molto a lungo. Le forze preponderanti erano quelle del califfo e loro si dovettero ritirare. Si ritirarono però con l'onore delle armi. I musulmani passarono le navi dei cavalieri e le navi musulmane gli dettero le armi, l'onore delle armi. Da Rodi vanno in Italia, girano un pochino per l'Italia. Il Papa li manda prima a Viterbo, prima di tutti a Catania, da Catania li passa a Viterbo. A Viterbo a un certo momento finalmente l'imperatore gli dà Malta. Malta, ecco perché i cavalieri di Malta rimangono praticamente in pianta stabile a combattere sempre contro i pirati musulmani che imperversavano nei nostri mari. Ecco, nella sintesi questo è l'ordine di Malta. Ecco, che cosa fanno oggi? Ve l'ho già detto. Cosa hanno fatto ieri? Hanno combattuto fino alla Seconda Guerra Mondiale, dove ovviamente non combattevano, ma erano con l'esercito italiano. Avevamo un treno, ce l'abbiamo ancora a Roma, è quasi un monumento, un treno bianco, il quale in piena Seconda Guerra Mondiale attraversava le frontiere della Russia. Bisogna ricordarsi che c'erano italiani, tedeschi e cose, da una parte russi e dall'altra. Attraversava le frontiere, andava dai russi, portava i pacchi dono ai malati. Rientrava salutati dai due eserciti combattenti che si fermavano quando passava il treno. Questi sono i cavalieri di Malta.